Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ambiente e Giustizia, la rubrica curata dalla redazione di Ricicla TV in collaborazione con i carabinieri del comando Tutela Ambiente. In questo numero parliamo di Terra dei Fuochi e dei brillanti risultati conseguiti dai carabinieri del comando Tutela Ambiente nelle aree appunto interessate dal fenomeno dei roghi tossici e degli sversamenti abusivi. Ascoltiamo appunto i numeri delle attività svolte nel solo mese di marzo dal tenente colonnello Fabio De Rosa. Buona visione. Nel trascorso mese di marzo è stata svolta un'attività ampia sul territorio campano da parte delle varie componenti dell'arma, grazie anche all'apporto adesso dei carabinieri forestali, appunto, che hanno avuto accesso a raccorpare l'arma dei carabinieri con la costituzione del nuovo comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. E in questo contesto è stata svolta un'attività sinergica dai militari del comando tutela ambiente, i carabinieri forestali del nucleo ispettorato del lavoro e anche il comparto ovviamente territoriale dell'arma, che è stato in qualche modo imperniato e focalizzato sui territori della provincia di Napoli e Caserta, che vanno notoriamente sotto il nome della cosiddetta appunto terra dei fuochi, e che hanno portato all'esecuzione di attività particolarmente interessanti con dei risultati assolutamente di rilievo, in quanto sono stati effettuati ben 3 arresti, 142 denunce a piede libero e 62 sanzioni amministrative, oltre a numerosissimi sequestri. Il fenomeno dei roghi tossici e dell'inquinamento è principalmente causato dall'abusivo smaltimento e conseguente abbandono incontrollato del deposito, dello stoccaggio o ancora del seppellimento dei rifiuti speciali, siano essi pericolosi e non, in una zona, diciamo, che va ricompresa nel quadrilatero tra il litorale domiziano, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e il vesuviano, che appunto ai più è noto come Terra dei Fuochi, che è un'area che si estende per oltre 1.000 km² che interessa 90 comuni. I controlli svolti si inseriscono nell'ambito delle iniziative intraprese in aderenza anche al Patto per la Terra dei Fuochi, che è stato siglato nel luglio del 2013 al seguito dei quali poi sono stati pianificati delle attività, appunto, anche grazie alla costituzione dei gruppi operativi interforze, che sono stati approvati in sede di riunioni tecniche di coordinamento. A seguito appunto dei controlli effettuati nel territorio della provincia di Napoli, l'azione di contrasto alle condotte illecite in danno alle matrici ambientali sia dell'area del suolo che delle riserve delle risorse idriche da parte dei militari ha portato all'arresto di 3 persone sorprese nell'atto di scaricare varie tipologie di rifiuti speciali su un'area dove era stato già appiccato un rogo e il quale chiaramente ha portato un tipo di risultato particolarmente rilevante. Sono state inoltre deferite nel territorio di Napoli 134 persone che a vario titolo rispondono appunto di gestione e trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, dell'abbandono appunto di tali rifiuti, la realizzazione di discariche abusive, lo scarico di acque reflue ed emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione, nonché la violazione nella tenuta dei registri obbligatori e dei relativi formulari, l'abusivismo edilizio e la violazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non meno rilevante è stata l'elevazione di ben 62 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 650.000 euro, con contestuale sottoposizione a sequestro di 6 autoveicoli, 19 aree agricole e private per un'estensione di oltre 20 ettari, 6 discariche abusive, 1 oleificio, 8 opifici, 17 officine meccaniche, un'autocarrozzeria, un cantiere edile, 10 fabbricati, 2 stabilimenti produttivi, 5 autolavaggi e 800 kg di materiali ferrosi, nonché anche il sequestro di 70 kg di alimenti scaduti di validità. Nell'ambito di tali controlli è emerso peraltro il radicato sfruttamento anche del lavoro nero, grazie anche al supporto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, perché sono stati identificati 41 infatti lavoratori senza regolare contratto di lavoro, tra cui 17 extracomunitari. Di conseguenza anche in questo caso sono stati rilevanti risultati, in quanto sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di oltre 340.000 euro e prescrizioni su luoghi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per oltre 450.000 euro. Nella provincia di Caserta
I carabinieri hanno denunciato 8 persone per reati di abbandono e gestione illecita di rifiuti, per emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, nonché per violazioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori. Hanno sottoposto in questo caso a sequestro 4 officine meccaniche, un autolavaggio, un fondo agricolo e un tratto anche di strada comunale dove erano stati appunto depositati illecitamente dei rifiuti e hanno svolto appunto vari controlli in attività aziendali che hanno portato all'evidenziazione della presenza di un lavoratore irregolare e nel qual caso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro. A Caserta, peraltro, tenuto conto appunto della particolarità del territorio, sono stati svolti anche dei controlli negli allevamenti zootecnici, che sono una delle parti principali, diciamo, attività produttive della zona. In questo caso si è proceduto al sequestro appunto di 2 aziende e di oltre 300 capi bufalini, poiché è stato riscontrato come i titolari delle aziende avessero illecitamente sversato i liquami prodotti dai rispettivi insediamenti zootecnici sui terreni adiacenti, esercitato l'attività in locali con gravi carenze igienico-sanitarie ed edificato un fabbricato adibito a stalla in assenza di qualsivoglia autorizzazione. L'attività in questione logicamente è un parziale risultato che continuerà nel prossimo periodo finalizzato fondamentalmente alla prevenzione dei reati commessi nello specifico settore e, laddove appunto necessario, anche alla repressione delle fenomenologie illecite.